Let's go! Bentornati, ovetti! Su Pokémon Platino, Randomizer Nuzlocke! Nello scorso episodio abbiamo sventato i malefici piani di Zoe Scolara, capo del Team Galassia. Abbiamo inoltre salvato il nostro mondo e il mondo distorto e abbiamo anche catturato Giratina, Pokémon che sfortunatamente non posso usare visto che i Pokémon leggendari barra statici e le uova a quanto pare non si possono randomizzare. Quindi l'ho bandito dal Let's Play tecnicamente e ancora non posso andare ad Arenipoli perché devo parlare con il professor Rowan, giusto? Ma prima devo fare una cattura qui al Lago Valore, quindi catturiamo un Pokémon, torniamo a Sabbiafine e in questo episodio, come ho tecnicamente già detto, andremo verso Arenipoli, la prossima città, e poi basta. E sì, tanto per dire, se non parlate con Rowan, Azelf, Uxie e Mesprit non spawneranno, ok? Attenzione! Detto questo, voglio catturare appunto un Pokémon qui a Riva Valore, al Lago Valore. E bene, è un Regi ed è Regi-Ice! Regi-Ice! Ok, vai zuppa! Ho curato i miei Pokémon off-camera. Allora, posso usare Vuoto Tetro per catturare i Pokémon? Sì, quindi no, perché... perché ha evitato l'attacco. Ma non importa, adesso Regi-Ice dorme. Proviamo la cattura e poi andiamo avanti. Anche perché i leggendari sono sempre Pokémon leggendari, quindi bisogna stare attenti in ogni caso. Allora, Regi-Ice dormi, beccati... Raggio Scossa. È un tank speciale. Dovrebbe reggere a meraviglia, anche con potenzialmente 4 brutti colpi di seguito, anche se è al 22, esatto. Beh, 4 colpi no, ma devo stare attento perché in effetti più lo colpisco più posso potenziarmi e non voglio perdere un Regi-Ice potenzialmente. Quindi, perdi vita, ok. Che riesca a reggere, speriamo che riesca a reggere il colpo perché non voglio perdere Regi-Ice. Vai! Vorrei anche ricordarvi però che Regi-Ice... Ok, bene. Si poteva trovare nel percorso 200... Aia! Nel percorso 202, ricordate, l'abbiamo incontrato alla fine del primo episodio. O del secondo episodio. Comunque sì, adesso dormi, ciccio. E mi sa che non ho altri metodi per indebolire Regi-Ice senza mandarlo KO. Potrei fare una cosa un po' meschina. Avrei tecnicamente Gelodenti con Escargot. Non so quanto riesca a reggere. Proviamoci, perché non voglio perdere Regi-Ice, quindi... la cosa più sicura mi sa che è colpirlo... Bene. Allora non cambia nulla, perché si è svegliato. Il brutto colpo. Allora, guarda, posso rimandare in campo Zuppa, riaddormentarlo, raggiarlo, insomma, e poi... Wow, il Predict! E poi provare a catturarlo, poi dovrebbe... funzionare la cosa. Allora, prima raggio scossa, ti prego, non è attacco speciale così alto, non mandare KO Regi-Ice, sei di livello 22, ma ti prego fallo reggere. Ok, perfetto. Se non usa riposo o simili, e riesco ad addormentarlo... dovrei catturarlo senza troppi problemi. Con una Ultra Ball è circa 25% addormentato, mi sembra. Non lo so, adesso devo controllare. 20% di sicuro però. Con una Ultra Ball, attenzione. Oh no, aspetta. Che sto dicendo? Non è affatto così. Avrei la Master Ball ma non voglio usarla, quindi... Ok, allora, proviamo una cosa. Sono passati 5 turni. Tecnicamente parlando, se ricordo bene, la Timer Ball dovrebbe andare più che bene. Quindi, Timer Ball! Vediamo se funziona così, perché i dati sulle Timer Ball sono particolarmente strani, ok? Perché ancora io non so quando hanno cambiato effettivamente le Timer Ball. A quanto pare le hanno cambiate in quarta gen. In ogni caso, abbiamo catturato Regi-Ice! Bene, quindi devo usare le Timer Ball se supero tot turni di lotta. Soprannome Regi-Ice? Ovviamente sì. E ti chiamerai... Calippo! Perché lo dico io, bene. Ma... Non abbiamo ancora finito perché c'è un altro Regi-Ice. Stavo provando a dire... Dovrebbe esserci una MT... Qui...
Arriva, valore, quindi vorrei prendere quella MT. Grazie. Fammi fare fuga, perfetto. Non farmi incontrare altri Regi Ice o altri Pokémon selvatici. Chi altro potevo trovare qui? Un Pupitar a livello 30. Ah, ok, niente male. Però abbiamo già catturato un Pokémon, quindi ciao ciao Pupitar. Fammi prendere l'MT, che è Terra in Pesta. E parlando di tempeste di sabbia, andiamo a Sabbia Fine perché voglio andare avanti. Zuppa, vola pure. E dunque, controlliamo rapidamente Regi Ice e poi andiamo avanti. Sposta. Dunque, Regi Ice, Calippo, Presagio, Triplo Calcio, Psicotaglio, Aerasoio e Retromarcia. Non è male come Pokémon, non dico mai di no ad un Pokémon leggendario, però... Sì, vorrei davvero tanto evitare di avere altri Pokémon leggendari in squadra, quindi se non va KO Mew, non credo di prendere altri leggendari. In ogni caso, oh, ciao, sono il Professor Rowan, ero molto preoccupato per te, ma adesso possiamo finalmente andare avanti verso Arenipoli. Ah, vero, se volete adesso è possibile catturare tre Pokémon dei laghi. Mesprit no perché è trollone, ma non importa. Sì, ne hai fatta di strada, perché non vai ad Arenipoli? Perché adesso possiamo andare ad Arenipoli, quindi fammi andare ad Arenipoli. Grazie Rowan. Ci vediamo direttamente al Bivio, che non è affatto un bivio, ma finalmente possiamo andare qui nel percorso 222. Qua sopra c'è qualcosa? No? Ero sicuro che ci fosse... Vabbè, non importa. Allora, faccio subito la prossima cattura. Nah, affrontiamo prima un paio di allenatori. E parlando di allenatori, Zuppa deve ancora salire al 45, quindi cominciamo ad allenare un bel po' i miei Pokémon. E hai Pokémon di livello più alto del 44? Oh mio Dio, chi hai? Hai... Bene! Me lo concedete? È per paura. Ok, è seriamente per paura che sto usando Vuoto Tetro. Inoltre Mewtwo è estremamente forte in attacco speciale. E... ah, beh, a quanto pare il gioco mi sta proprio dicendo no, non puoi farlo. Allora devo mandare in campo Wombo Combo e usare Giudizio di tipo buio, perché, beh, abbiamo Mew contro Mewtwo. È il film. Oh, Tuononda. Bene. Vabbè che ero già più lento di Mewtwo, ma non importa. Allora, giudizio? Gran voce! Siamo più resistenti di un Weavile, quindi dovrei reggere meglio. Ti prego, ok. Judgment! Dark Judgment. Allora, quanto faccio a Mewtwo? Poco, vero? Oh, aspetta, è un brutto colpo. Non è un brutto colpo, ok. Se usa gran voce e non mi critta e non rimango paralizzato, dovrei stare a posto? Comunque sì, è bellissimo vedere Mew contro Mewtwo, è per questo che ho mandato Mew in campo. Ok. Allora, beh, perché? Ok, mi dovete spiegare perché devo perdere un Pokémon. Non voglio perdere un Pokémon. Inoltre, ovviamente, rimango paralizzato proprio quando mi serve la non paralisi. Gran voce! Gran voce! Non farmi brutto colpo, te ne scongiuro, Mewtwo. Sei già abbastanza pericoloso di tuo. Ti prego, fammi colpire con giudizio. Non voglio stare qua 100 anni e, francamente, non voglio perdere Mew. Subito dopo che ho detto, aggiungerei, che Mew è... Nope! Assolutamente nope! Ti ho detto, mio caro Mew, che devi colpire. Io mi rifiuto di perdere Mew e non mi interessa niente di quello che dite voi sul fatto che non devo usare strumenti in battaglia. In questo caso lo uso quanto mi pare. Lui mi ha paralizzato, io ho mancato una mossa molto buona, Vuoto Tetro, e quindi ciao. Se non mi critta sto bene. Allora, gran voce, va bene? Hai una voce possente? Abbiamo capito, sei forte Mewtwo? Fammi attaccare con Mew, però, gioco. E ovviamente fa un brutto colpo, mi manda due punti vita, e adesso... oh, riesco a colpirlo con giudizio. E lo mando KO. Bene, però sì, sì, non mi importa niente di quello che dite nei commenti, adesso vado subito a curarmi Pokémon, perché non ci penso nemmeno a perdere Wombo Combo. Ok? Ok. Adesso... mi curo. E ora, magari, posso provare a fare un'altra cattura. Adesso, il Pokémon di questo percorso è... scusatemi però, quando ho problemi di... oh, di Pokémon selvatici... di Pokémon forti degli allenatori, non forti, tra virgolette.
è un problema psicologico praticamente per me. Dopo spaghetti, sapete com'è. Allora, Snubbull, dormi. Tu puoi dormire, sei un Pokémon selvatico. Fatemi usare vuoto tetro per i Pokémon selvatici. Ok, e poi basta così. Bene, ho rischiato già Wombo Combo. Non fatemi rischiare altri Pokémon, ve ne prego. E adoro il fatto che Snubbull si faccia danno da solo con Grandine, ma non importa. Allora, raggio scossa, non è un Regice Ice, quindi dovrei togliere in realtà un bel po' di punti vita ed è uno Snubbull. Dai. Esatto, forse troppo. Ora non posso più attaccarlo, ma posso provare a catturarlo e Snubbull non è il Pokémon più complesso da catturare. Spoiler, il Pokémon Fata. Già, nonostante non esista ancora il tipo folletto o Fata, lui è il Pokémon Fata. Vai con la Ultra Ball. È uno Snubbull, dai. Non farmi dire che Snubbull è più complesso da catturare di un Regice. Ok, perfetto. Abbiamo catturato Snubbull, che si chiamerà... Oh, ho un'idea. Ho una bellissima idea. Wanda. Perché è il Pokémon Fata. Anche se non è un folletto, non importa. E il passo dopo potevo catturare un Raichu. Ok, non mi interessa più vedere quali Pokémon selvatici ci sono, perché ora posso andare avanti, magari senza incontrare altri Mewtwo, e proseguire senza problemi. Ora, super repellente e andiamo avanti. Ci sono strumenti qui? Credo di no, ma tanto vale controllare. Ah, c'è uno strumento qui! Un Velenaculeo! Per le mosse di tipo veleno? Di Wombo Combo, perché solo lui ha una mossa veleno, ma non importa, bacche! Bacche inutili, ma che devo prendere! Perfetto, e adesso altre lotte con un sacco di persone e ovviamente hanno sempre Pokémon di livello molto alto. Bene, ti prego dimmi che è un Pokémon non troppo potente. Vai zuppa. Allora, livello 45, volo, fly. Quando è vero che devo limitare il vuoto tetro, posso benissimo attacca. Ah, non posso più mancare mosse. No. Allora, due cose. Uno, si è staccato un'altra volta il microfono perché ho urlato no. Due, il Predict Supremo... vai Dynablade, cioè... Non posso attaccare con Zuppa, non riesco a usare Vuoto Tetro sui Pokémon problematici. Tu usi Obliterio, quindi devo mandarti giù il più in fretta possibile. Calcio in volo? Ah, non posso usare... Posso usare Spaccaroccia? Questo Raticate è un problema, è un grosso problema. Beh, non se uso brutto colpo e l'Obliterio non dovrebbe colpirmi perché adesso finisce la battaglia, ma... ok, devo stare attento e... Sì, devo ricontrollare un'altra volta il microfono, ma probabilmente perché sto troppo vicino. Ok, adesso dovrei stare leggermente più lontano. E adesso abbiamo sconfitto Noel, Bug Catcher. Bene, ora fatemi andare avanti, please. Cosa c'è qua su? Oh, pescatori. Beh, i pescatori hanno tanti Pokémon, ma alla fine sono di livello più basso di noi, quindi dovrei stare a posto. Vediamo un po'. Love Disc. Il disco dell'amore. Vai, zuppa. Ok. Vorrei far notare che quel Raticate mi ha trollato tipo tantissimo però, Perché, ah, quale è la percentuale di... Insomma, qual è la possibilità, ce l'ho fatta, che un Raticate abbia gravità e che mi impedisca di fare sia volo che calci in volo? Cioè, ha senso perché... Vabbè, non importa. Almeno posso andare avanti e finalmente Zuppa è di livello 45? Almeno spero. Love Disc non è così famoso per dare punti esperienza. Ok, ce l'ho fatta. Level up, livello 45. Wah! Adesso Wingull, cioè il resto. Cioè, perché cambiare Pokémon, mio caro Mike Riccone? Ok, Wingull, vai giù. Raggio scossa è per 4. Inoltre attacco speciale aumentato. Quindi ciao ciao Wingull. E sì, cambierò assolutamente le mosse dei miei Pokémon prima della Lega Pokémon, ok? Magari anche prima della Via Vittoria, in base all'MT che ho. Ma per adesso andiamo avanti e basta. Allora, devo solamente finire questo percorso. Quanti pescatori ci sono? Ce ne sono un bel po', quindi devo comunque stare attento. Allora, 4 Pokémon, di cui uno è Ditto, che ricordo non ha trasformazione, quindi ha solamente una mossa. Bene, allora, volo, fly, in before gravità. Giuro che se usa un'altra volta gravità, morso. Ok, non hai altre mosse allora, perfetto. Volo e ciao Ditto, vero?
Beh, se non c'ho ditto, molto danno a ditto. Ok, c'ho ditto. Sto sottovalutando tipo un sacco zuppa, ma non dovrei. Kakuna matata, Kakuna matata, Kakuna. Senza pensieri, la mia vita sarà... Copyright? No, spero tanto di no. Spero tanto di no. Gelo raggio e aumenta la velocità perché ha acceleratore. Bene, Kakuna, ciao Kakuna. E... aspetta, sì, per forza, dai. Ok, brutto, addirittura il brutto colpo. Però, sì, sto usando zuppa più del dovuto, perché così dovrei riuscire a non usare zuppa più avanti. Così almeno uso tutti i miei Pokémon. Scalaroccia che non manca stranamente e colpisce il Pokémon avversario. Fa un bel po' di danno, vero? Che fa un bel po' di danno. Lo manda addirittura a KO. E non posso lamentarmi di questo, vero zuppa? Bene. È un bellissimo. Allora, Hutto, che ha solo un piede, o ne ha due? Hutto ha solo un piede? È incredibilmente inquietante. Ok, il microfono ora funziona. Anche se un po' di meno rispetto a prima, ma non importa. Ok. Quanto danno faccio a un Hutut? Devo spruzzarmi una cosa in gola, ma non trovo lo spruzzo. Ah, eccolo lo spruzzo, perfetto. Allora, mentre prendiamo punti esperienza, ok, io faccio... oh, benissimo. Beef Wellington. Allora, adesso ti prego, se devo usare altri Pokémon, come per esempio Azalea, che è ancora di livello 44, quindi lottiamo pescatore. Tanto ci sono quanti altri allenatori? Pochi, dovrebbero essere pochi. Marshall, che manda in campo Nuzleaf. Ora, che Pokémon, o meglio, che mosse abbiamo con Azalea? Abbiamo Surf, Palla Ombra, Dragopulsar, vai! Ribadisco, come ho già detto l'altra volta, che abbiamo visto un Nuzleaf dopo Super Mystery Dungeon. Intanto aia. Non mi piacciono più così tanto i Nuzleaf. Oddio, per carità, ho avuto un'ipertrollata in Pokémon Zaffiro quando misi per sbaglio uno Zigzagoon, mi sembra, e un Nuzleaf alla pensione, e uscì un uovo, ho detto, vut, però sì, perché non sapevo ancora delle uova, perché sapete come era un bimpo. Ciao Tot, non ci penso nemmeno, vai Ambrosia. Quindi sì, immaginate un bambino che non sa il fatto delle uova, che mette due Pokémon di specie diversa e vede un uovo e dice: oh mio Dio, quella è l'unione di un Pokémon. Erano in effetti Nuzleaf e Zigzagoon, o erano altri due Pokémon? Ora come ora non ricordo, però sì, era una cosa del genere. E mi spaventai perché, oddio, ho fatto una fusione di Pokémon. Sapete com'è quei rumor? Ancora non avevo internet all'epoca. Torkoal. Resto in campo, ormai Surf ce l'abbiamo, quindi. Marshall. Torkoal. Torkoal è un Pokémon bellissimo. Perché non avete messo un'evoluzione a Torkoal? Ci sono un sacco di Pokémon che meritano evoluzioni, ma ovviamente nope. Perché, dobbiamo aggiungere cose belle, come per esempio... forme regionali, oppure Gigamax, Mega Evolu... No, le evoluzioni normali proprio ce le sogniamo. Vabbè, oh mio Dio, quanti allenatori... Oh mio Dio, ci sono anche strumenti. Prendo un attimo quel coso. Vischio punta, che abbiamo già e che in effetti non ci serve. Bene, allora, ancora zuppa. Ah no, Azalea sempre. Allora, Azalea sia, dai. Va bene, mio caro pescatore, che Pokémon possiedi? Dimmi che hai un Pokémon debole allo psico. E invece no, hai un Solrock. Abbiamo Shadow Ball. Ok, mi veniva in un altro modo, ma non importa. Abbiamo anche Surf. C'è una differenza tra Surf e Palla Ombra in quanto a potenza? 80, 90, 95? Surf allora. A tutto Surf. Inonda questa pietra solare gigante, che non dovrebbe andare KO perché è un Solrock, e invece va KO perché io sottovaluto Azalea. Vabbè, vabbè. Allora, acceleratore, così almeno sono più veloce, e la prossima scelta è Skiplum. Abbiamo detto Palla Ombra. Va bene, va bene. Ambrosia 1.0. Oh mio Dio, forse a Calci Ardente. Psico Slunch. Oh no, a Pugno Scarica. Vabbè, non importa. Psico Slancio dovrebbe andare abbastanza bene, quindi vai. Colpito. E affondato, almeno si spera. Vediamo un po'. È uno Skiplum. Dai.
È uno Skiplum. Ok, perfetto. Ehi, attacco speciale di Azalea Calapicco. Non me lo sarei mai aspettato, visto che è vampata in pratica. Ah, mia cara eroina mask... Oh, Feraligatr. Oh, Feraligatr. Potrei usare Wombo Combo. Infatti, perché non usare Wombo Combo? Quindi vai, Wombo Combo. Sì, lo so, forse Typhlosion, ma ve l'ho già detto. Anche se la possibilità è bassa, se c'è anche una micro possibilità che il Pokémon avversario abbia una mossa stab, meglio evitarla, ok? Velen puntura mi sa che è la cosa migliore che posso fare, perché avvelenarlo sarebbe un sogno. Beh, avvelenarlo sì che sarebbe un sogno, visto che si cura ogni 2 secondi. Quindi sì, lo colpisco finché non lo avveleno, se lo avveleno, e poi andiamo di giudizio oscuro perché mi va. Mi sa che continuerà così la battaglia per un bel po', eh. Finché non lo avveleno mi sa che conviene velocizzare. Anzi, tagliare. Quindi, ti prego, avvelenalo. Dai, se no devo fare un taglio. Brutto colpo. E non avvelenato. Giudizio? Forse, magari lo mando KO senza l'avvelenamento. Si spera? Inoltre lui non è più veloce di me, vero? Ha usato finto attacco, ma... vabbè, scialla, l'ho sconfitto in ogni caso. Anzi, come direbbero gli spagnoli, ya. Lawrence, sconfitto. Adesso, come siamo messi? Tonks, non devi andare ai centri Pokémon. E allora mi curo qua, nessun problema. Ho delle pozioni apposta. Ok. Un'altra. Perché non puoi andare al centro Pokémon, giusto? Ok. Allora, adesso che non sono andato al centro Pokémon, lottiamo contro la Ciambellina. Ti prego, dimmi che non ci sono allenatori nell'acqua, perché non voglio affrontare gli allenatori nell'acqua. Anche perché ci sarà un episodio dedicato agli allenatori dell'acqua in pratica dopo la palestra. E ovviamente mandi in campo Tyranitar. Abbiamo Surf, quindi va bene, ma... dai! La mossa più forte che ho non la posso neanche usare. Quanto faccio ad un Tyranitar, visto che è un difensore speciale? Abbastanza. Crystal Colpo, che è di tipo acciaio? È acciaio? Sì. Mi cala la... Non mancare. Non mancare. Oh mio Dio. Guarda. Non mancare. Ok, Azalea della serie. Abbiamo capito che è una maschera, ma spostala leggermente meglio, altrimenti non ci vedi. Va bene, ciao Tyranitar. Allora, adesso, vediamo un po'. Ah, niente, abbiamo sconfitto Mike. Bene, ok, ce n'è un altro qui e ci sono altri allenatori. Centro Pokémon, arrivo. Ehi, strumenti! Oh, questa è buona, grazie. Oh, spaccaroccia, c'è qualcosa qui, ci sono strumenti qui. Come per esempio, una fune di fuga, che non è troppo utile, ma grazie. E... devo usare un attimo un super repellente perché non voglio incontrare Pokémon selvatici. Un'erba chiara, che è decente come strumento. Un destin comune, che è buono come strumento. E niente qui, ma qui posso usare Surf e prendere altri strumenti. Quindi prendiamoli perché sono utili, no? Potrebbero essere altre Master Ball, sapete com'è. Visto che una l'ho detto, ho detto, la voglio usare per Giratina perché mi sembra scorretto non catturare Giratina. Cucchiaio torto. Buono per le mosse psico. Ok, adesso Hail. Perfetto. E adesso devo solamente affrontare e sconfiggere altri 70 allenatori. Allora, qui c'è una guardia che non mi affronta, ma qui c'è l'MT56, che ovviamente non è lancio, perché figuratevi se abbiamo una MT che corrisponde all'MT che ci danno. Allora, vediamo un po'. 56 Raffica. Beh, non è buona. O serve taglio per andare lì. Oppure ci posso andare a piedi, perché lì dovrebbe esserci uno strumento. Ma prima voglio affrontare quei due. Allora, come affrontare quei due? Magnitudo funziona. Quindi andiamo così.
e affrontiamo due persone insieme. E vi ricordo che io sono un estremo fan delle lotte in doppio. Ah, serve taglio per andare lì a prendere quello strumento. Beh, allora non prenderemo quello strumento, perché francamente non mi va di prendere quello strumento. Quindi andiamo un attimo avanti e vediamo un po' se riesco a parlare in maniera più calma e pacata e a lottare contro questi due, Mallory e Wayne, Lanturn e Drifblim, Floon. Allora, beh, posso colpire uno con magnitudo e usare forza sul Lanturn e magari fare più danno possibile al Lanturn, che è il Pokémon che reputo più problematico. Inoltre con Dynablade non posso colpire Drifloon. Oh oh, Dragartigli, con quali artigli? Hai solamente dei cosetti strani per zampe. Vabbè, magnitudo 8, che dovrebbe mandare giù Lanturn, si spera. Perfetto. E quindi adesso non posso più attaccare Drifloon. Beh, almeno i punti esperienza arrivano. Allora, Gelodenti più cambio Pokémon in... facciamo Ambrosia, dai, perché almeno scarica che colpisce. Vai, Ambrosia. Dragartigli su... oh, il danno supremo. Beh, se fa brutto colpo... no, invece no. Gelodenti. Dai, quanto faccio? È un Drifloon. È vero che non siamo così forti in attacco fisico, ma è un Drifloon. Congela? Gelodenti e scarica. Tanto abbiamo praticamente finito, quindi Discharge. Dovrei in realtà fare un paio di cose ad Arenipoli. Sì, ok. Perché dovrei anche andare a... abbiamo detto a Coso. E per Coso intendo la fonte saluto. Wow, seriamente devo ritardare la fonte saluto un'altra volta. Non mi va. Ok, seriamente non mi va. A costo di allungare un po' l'episodio, devo andare lì. E l'ultimo allenatore! Ho un sogno stupendo! Voglio lottare contro tutte le specie di Pokémon che esistono al mondo! Tutti 800 e passa i Pokémon, compresi i leggendari e Pokémon che potenzialmente vengono da là. Ovviamente! È un altro Mewtwo! Ovviamente! Vabbè, abbiamo Escargot. Posso usare comando urto. Oh, bene! Ah! Mewtwo Strikes Back, ecco il nome dell'episodio, no? Quanto fa? Con comando urto? Ok, non colpirmi con sonnifero. Bene, gran voce non mi manda mai KO anche con un brutto colpo, perché siamo un Gastrodon. Vero? Che siamo un Gastrodon? Benissimo! Ah, Mewtwo Strikes Back, stavolta ha senso, perché... Mewtwo. Ok, e per due volte abbiamo incontrato Mewtwo, manco una, no? Due volte. Ah, e level up? Almeno level up. Livello 46 per Escargot. E Mecargo. Ok, guarda, non ho paura di Mecargo. Tra tutti i Pokémon, Mecargo è un Pokémon particolarmente... Che se colpisco mando giù senza problemi. Ok, qualcuno si beccherà invece, a quanto pare, un magnitudo. Di magnitudo 5, che non è così forte, ma è per 4 ed è stab. Dai. Oh, ovvio. Dragartigli, con quali artigli che sei fatto di lava? Va bene. Ah, visto che quando ti ci impegni, mio caro Escargot. E sì, avete appena risentito lo spruzzo, perché non so perché, ma oggi ho un mal di gola che... vabbè, Exeggutor. Exeggutor. Ambrosia. Sì, Ambrosia con calcio ardente. Perché non abbiamo più mosse con le 8 su Wombo Combo. Altrimenti avrei mandato Wombo Combo senza nessun problema. Exeggutor di Joey. Ok, Joey Wheeler, calcio ardente. Certo. Ah, mamma mia. Il sogno sapete quale sarebbe? Oh, grazie. Non siamo vicini a un centro Pokémon. Però, sì. Il sogno sarebbe seriamente avere eruzione su Ambrosia. Mamma mia. Typhlosion è nato per avere... ok, per avere eruzione. E ovviamente non ce l'ha, perché è una randomizer. Però vi ricordo, tecnicamente parlando, sapete chi ce l'ha eruzione? Già, Zuppa, l'attaccante fisico. Ma non importa, sono calmo. No, non voglio apprendere Libra. Eh? Eh? Chi si ricorda di questo fattoide? Eh? Libra? Vabbè. Benvenuti! Non devo affrontare Barry qua, vero? No, ok. Ehi! Afroman! Oh, io mi chiamo Vulcano e sono pro perché
è un Super 4, sì. Si gira... Allora, si è girato perché? Per farsi vedere di profilo o per guardare noi? Quindi questo è un rompimento della quarta parete? Sì, voglio andare ad affrontare Corrado, come si chiama? Vabbè, non importa. Si chiama Corrado? No, vero? Vabbè, prima di tutto mi curo e devo controllare ancora le catture. Quindi sì, alla fine andremo domani a Fonte Saluto. Mi dispiace, ma a quanto pare è così. Dopo la palestra. O prima della... Dopo la palestra. Stavo per staccare un'altra volta il microfono perché ho urlato un'altra volta per sbaglio. Devo imparare a dosare meglio la mia voce. Tipo, a parlare in maniera molto più soave. A controllare meglio i miei Pokémon del team. E a controllare anche chi ho catturato. Snubbull. Oh! MT-08? Che contiene? Non lo so. Strumenti... Sì, la prendo. Resto controllo. Ma Snubbull, Wanda. Scendineve, calmamente morso, Vortex Palle ed Etere Lama. Se si evolve in un attaccante speciale non è niente male, Comunque, MT-08, che non so se abbiamo. Già, intendo. MT-08, Oh! Ok, questo è buono. Questo è particolarmente buono. Adesso, dato che alla fine non andrò più a Ponte Saluto, ci andremo domani, l'ho già detto. Qui farò rifornimento di strumenti, e per strumenti intendo ovviamente cose inutili quali bolli. Ehi, ciao Jasmine, però sì, ciao Vulcano, sì, in gamba. Però, vabbè, a questo punto vado a svegliare, tra virgolette, Corrado domani. Quindi, noi ci vediamo nella prossima parte di Pokémon. C'è uno strumento qui platino, Randomizer Nuzlocke. Grazie. See you next time, baby.